Contro il decreto del 18 di ottobre, contro la chiusura delle ore 18 per pub, ristoranti, palestre e luoghi ludici, il tutto per contrastare un virus bislacco che, a detta dei manifestanti, aumenta la propria recrudescenza dopo il tramonto. Questo è il senso della protesta di ieri sera a Crotone alle 21.30 di qualche centinaio di esercenti, imprenditori, gestori di palestre e sale da ballo, fotografi e tutte le attività che devono abbassare le saracinesche dopo le 18. Davanti al Palazzo Comunale una pacifica protesta con uno slogan preciso: se mi chiudi, mi paghi. Siamo qui a combattere, per una volta Crotone manifesta e si oppone contro i soprusi che ci vengono sempre imposti. Un territorio che è il più povero di tutti, un territorio che da anni combatte con problematiche di vario genere. Non è possibile più oggi avere un'attività imprenditoriale perché ogni giorno si colpiscono solo gli imprenditori, imprenditori che da anni soffrono un'economia già asfittica precedente a questa pandemia, dei DPCM che tolgono qualsiasi stabilità e sicurezza a imprenditori che hanno investito non solo soldi ma anche sogni nelle loro attività. Si fa presto a dire chiudete subito, chiudiamo lì, chiudiamo là. Oggi come oggi avere un'attività economica e imprenditoriale vuol dire avere preso degli impegni economici, finanziamenti, mutui, avere dei fornitori, avere dei dipendenti. Il governo promette aiuti, ma ci credete? Il governo promette aiuti dalla prima ondata che ancora non sono arrivati. Secondo noi il decreto ristoro rappresenta un'aspirina per un malato terminale. Qui adesso a Crotone con tutti questi miei amici che stiamo manifestando vorrei capire cosa ne sarà di noi che sono anni, sono tanti anni che viviamo di sport, ma non solo del discorso economico, noi viviamo nel piacere di stare con la gente, nel dare la salute mentale, si parla di Covid, alzo le mani e chi dice niente a proposito di questa brutta malattia che ci ha colpito? Ma chi è che ci viene incontro? Chi è che insieme a noi vuole reagire? Chiudendo per il lockdown tutte le attività non è la soluzione del problema, perché noi ci stiamo indebitando per il futuro. I soldi che ci promettono di darci, che della comunità europea, dovranno essere restituiti. Certo sarà il debito la restituzione, non certa è la spesa di questi soldi. Quindi noi rischiamo, i nostri figli, i nostri nipoti, di essere indebitati per dei soldi che non andranno a spendere. Ecco, ahimè, questo è il grosso dramma.